Ed eccoci all'ultima puntata della nostra trasmissione che ha fatto fare, speriamo, un piacevole viaggio musicale a coloro che ci hanno ascoltato e seguito, perché insomma abbiamo cercato con il maestro Neri e con tante preziosissime collaborazioni di altri artisti, insomma, di dare degli stimoli musicali, no? Perché ovviamente in TV non si può proporre, insomma, qualcosa di troppo, dico io, pesante, ma non pesante No, perché più non che lo altro sia. anche sviluppato Ecco. magari nella lunghezza Esatto, stessa esatto. delle opere musicali che non hanno il format della canzonetta, ma hanno la durata spesso anche di uno sviluppo lunghissimo e quindi non adatto al format televisivo magari. Siamo all'interno della libreria Edison di Arezzo, che tra l'altro ci racconta a suo modo una bella storia, no? Anche a livello di, insomma, un po' di presidio, secondo me, anche della cultura in questa città, perché se le librerie riescono a sopravvivere, perché questo è il termine forse esatto, e a vivere, insomma, in questa città, è sicuramente un punto assolutamente positivo. Sì, è importante il pensiero che si tramanda col libro, determinante insomma in tutte le questioni culturali, quindi anche nella musica dove si tramanda il pensiero dell'autore direttamente all'interprete. Allora, ringraziamo la libreria Edison di Arezzo in Piazza Risorgimento per la sua ospitalità e qual è il brano che ci andremo ad E ascoltare? iniziamo con un brano popolare dell'opera lirica colta, quindi l'opera romantica di Vincenzo Bellini, La Norma, è il brano più popolare, è Castadiva, nella originalità per soprano e orchestra chiaramente. In questo caso lo proponiamo nella versione strumentale con il flauto di Roberto Fabriciani e il pianoforte sottoscritto. Allora, ascoltiamoci questo primissimo brano. Yeah.
Ci siamo spostati nella parte alta, nel soppalco della libreria Edison di Arezzo, dove tra l'altro è possibile soffermarsi, insomma, qualche minuto e consultare i libri. Quindi il prossimo brano che invece andremo ad ascoltare è Non è un brano, più. Non tamo più, di Francesco Paolo Tosti, compositore abruzzese, direi caposcuola o comunque uno dei più importanti rappresentanti della musica strumentale italiana, in questo caso vocale strumentale per canto e pianoforte. Lui ha scritto decine e decine di composizioni di questo genere e veramente sono preziose per la comunicativa musicale, per l'invenzione melodica, armonica, anche per i testi sempre molto espressivi, e quindi dei gioielli, piccoli gioielli di musica strumentale vocale italiana. Ecco, gli artisti che andremo ad ascoltare, anche se non avevano, diciamo, un reale pubblico di fronte a loro, però si sono, se vuoi, la musica, sì, la parola emozionati comunque. Certamente, sì, certamente, diciamo, questa musica che era, diciamo, destinata ai salotti, quindi alle accademie, alle piccole, diciamo, piccole situazioni musicali, così come anche molti musicisti del passato hanno vissuto queste situazioni. Pensiamo a Schubert, la sua musica è stata conosciuta negli anni della sua vita soltanto da pochi intimi amici, insomma, ecco, dopo si è divulgata nel mondo intero. E così anche in questo caso musica destinata, diciamo, a un piccolo gruppo di persone, di intellettuali, di appassionati, musica da salotto, che però dopo è diventata universale per la sua anche qualità artistica e musicale, appunto. E allora ascoltiamoci Paola Conca e il soprano. Non so se l'abbiamo già detto, penso di no. Paola Conca, soprano, e al pianoforte ci sarò io. Ascoltiamoci Non t'amo più. Di carezze e baci, una catena di...
mai visto pregare, impallidire, piangere tu mai visto. Utilizziamo questo piccolo spaccato che è all'interno della libreria Edison dedicato alla musica per presentare il prossimo brano che riguarda un personaggio aretino che a suo modo ha fatto la storia un po'. Ha animato la vita musicale aretina, un personaggio conosciuto da tutti. E io scrissi questo pezzo quando purtroppo lui appunto morì alcuni anni fa e si chiama Memoria di un amico appunto. È un brano per pianoforte solo, di carattere sicuramente nostalgico e vuole con la sua struttura per mano sinistra sola, quindi creato per metà pianista si potrebbe dire, quasi simboleggiare l'assenza diciamo di questa persona che ha pesato così tanto positivamente nella vita culturale aretina con i suoi strumenti musicali che tutti quanti utilizzavano e conoscevano. Ecco, tra l'altro, insomma, chi ha gestito un negozio come quello di Vieri ha vissuto un po' anche questo grandissimo cambiamento della fruizione della musica, perché oggi è completamente diverso rispetto a... Oggi, al di là dello sviluppo dei dischi che già c'erano anche in quegli anni là, però dopo la situazione attuale con internet, con le varie social network, eccetera, chiaramente ci sono molti supporti tecnici per cui la musica è quasi sempre ascoltata in forma registrata e quindi in forma meccanica, se vogliamo, pur eseguita da persone, però riprodotta in forma meccanica. Questo un po' rende la musica meno interessante, perché la musica eseguita dal vivo con il pubblico presente è molto più palpitante, molto più vera, se vogliamo, della musica registrata in studio. Va bene, quindi insomma a suo modo ecco Vieri ha vissuto anche questo tipo di cambiamento, quindi ricordiamo Franco Vieri con questo pezzo che si chiama Memorie di un amico. Ascoltiamolo. Thank you.
visto che noi abbiamo detto che questo è il nostro, è un po' un viaggio musicale, il maestro Carlo Alberto Neri il viaggio musicale l'ha scritto in una maniera un pochino più corposa, insomma, rispetto a quello che facciamo vedere oggi noi. In realtà è la storia di una mia opera che si chiama Touring Club, dove andare in vacanza, che è la narrazione di un viaggio immaginario nel mondo, quindi con 15 luoghi da visitare. E uno di questi è Chinatown, inserito nella città di New York, dove si sviluppa un amore, quindi è una love story, questo qui, Dream, love story in Chinatown. Quindi dove è stato suonato questa opera? La prima esecuzione assoluta fu fatta alla Carnegie Hall di New York e dopo eseguita anche ad Arezzo stesso e in altre città. Quindi ci ascoltiamo il brano? Il brano si chiama Dream, Love Story in Chinatown. Con il maestro. Per flauto e pianoforte. Ah, ecco. Con Roberto Fabriciani, flautista, e il sottoscritto al pianoforte. Ascoltiamolo. Chiudiamo con questo ultimissimo brano il nostro viaggio musicale che abbiamo fatto grazie al maestro Carlo Alberto Neri e ai tanti altri artisti che hanno voluto accompagnarci, quindi li ringraziamo ancora una volta. Chiudiamo con un brano molto popolare. Sì, è un brano dei nostri giorni, una canzone che Lucio Dalla ha portato al successo e che si chiama appunto Caruso, una melodia molto conosciuta, molto orecchiabile, che racconta una storia di immaginazione e che ha l'interprete Francesca Purpura come cantante, il sottoscritto al pianoforte. Come abbiamo detto altre volte, sì, la canzone è trasportata in veste di musica quasi da camera, per voce e pianoforte, quasi un lead. Ecco, salutiamo il nostro carissimo amico musicista, quindi per questo lo inseriamo nella trasmissione. Assolutamente. Gonzalo Solari, chitarrista. Beh, che casualmente è un piacere salutare, appunto, quando il musicista si appresta a suonare una canzone, trova in realtà nello spartito la melodia che quindi viene cantata dal cantante, ma trova poi le sigle degli accordi che il musicista deve trasformare in musica strumentale, quindi elaborando una parte, in questo caso, nel mio caso, pianistica, che non è scritta.
attraverso la sigla poi viene formato una specie di struttura pianistica, un accompagnamento, anche una parte anche virtuosistica qualche volta, che viene realizzata al momento e quindi sviluppando questa armonia di base che l'autore mette come sigla, quindi lasciando l'interprete libero di creare proprio una vera e propria musica strumentale. Bene, allora ascoltiamoci questo ultimo brano che è Caruso con Francesca Purpura e il maestro Carlo Alberto Neri e ringraziamo la libreria Edison di Arezzo che ci ha ospitato per questa ultimissima puntata della nostra trasmissione. Dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo. Anche le notti là in America, ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene, di te bene.
da Piazza Guido Monaco, dove abbiamo aperto questa ultima puntata, a Piazza San Jacopo. Ci stiamo un po' riposando delle nostre fatiche di questo viaggio, insomma, a tutti gli effetti, che abbiamo compiuto nel mondo della musica con il maestro Carlo Alberto Neri. No, però non è stata una fatica, è stato un piacere, almeno per me, veramente un anche grande piacere. Anche per noi, nel senso, il sottoscritto e tutti gli amici che hanno collaborato a questa produzione, gli interpreti che abbiamo ascoltato e che ringrazio anch'io della loro partecipazione. Bene, queste erano 6 puntate, però insomma, siccome l'appetito vi è mangiando, chissà, bene, magari possiamo dare sicuramente ancora altre in futuro, perché è stato molto piacevole parlare di musica, ascoltare artisti molto bravi e interpreti che hanno, appunto, sono misurati nella musica classica, ma anche nella musica da film, o la musica leggera, la musica un po' jazz. Vogliamo dare un ultimissimo spunto a chi magari ci ascolta in questa ultima puntata, perché insomma la musica va, cioè bisogna portare appunto soprattutto ad un buon ascolto, più che a scegliere un brano piuttosto che l'altro. Quindi bisogna avere il coraggio di ascoltare anche quello che ci pare che ci comunichi poco o niente, o troppo astruso, perché ciò che conosciamo già è più facile da ascoltare, ma noi dobbiamo anche intraprendere l'ascolto complicato di qualche composizione, magari di quelle veramente importanti della storia della musica, che hanno molto da darci, e che quindi con un po' di anche coraggio nell'ascolto, nella scelta di opere che mai penseremo di poter apprezzare perché appartengono ad un passato che magari non ci interessa, oppure ad un periodo storico che pare non faccia per noi, in realtà la musica parla alla mente e al cuore di tutti gli uomini, senza barriere di tipo linguistico, di tipo di nazionalità e così, quindi la musica va oltre. Ecco, e poi io dico, da mamma, facciamolo quando, insomma, da piccolini, perché secondo me se si portano per mano, senza però ovviamente doverli indottrinare, perché insomma poi alla fine non serve. La conoscenza però è la base su cui poggiare qualunque tipo di fruizione dell'opera d'arte. E senza conoscenza siamo, diciamo così, alla mercé dell'industria commerciale. E quindi dovremmo difenderci da questo e saper ascoltare ogni tipo di musica e ogni musica di tutti i periodi storici. Bene, grazie ancora allora al maestro Neri, che devo dire anche con una certa leggerezza, insomma, ci ha portato, che non è sempre facile, insomma, per chi comunque viene da un mondo classico come lei, non è semplice portare con leggerezza questi temi, perché insomma Sicuramente l'interesse è che questo linguaggio venga in qualche modo compreso e che sviluppi delle curiosità e sviluppi dell'interesse anche a persone che pensano di avere già il loro genere preferito, quando invece noi sappiamo benissimo che la preferenza è sempre subordinata e condizionata dalle conoscenze che abbiamo. Bene, speriamo di aver appunto gettato questo piccolo seme, e quindi grazie di nuovo soprattutto a voi che ci avete ascoltato, e chissà, magari ci rivediamo in una prossima stagione di Musica Maestro. Arrivederci a tutti.